Buonasera e bentornati, siamo pronti per ricominciare le nostre belle dirette di Total Body e quindi prepariamoci, prepariamo il nostro tappetino, prepariamo i nostri pesetti da 1 o 2 kg, ok, cominciamo piano e prepariamo una bottiglietta d'acqua che ci servirà poi per bere durante la pausa e per idratarci, ok? E ovviamente faremo un allenamento per tutto il nostro corpo. Ecco Ilaria, ciao, bentornata. E faremo un allenamento per tutto il nostro corpo e attraverso dei circuiti che coinvolgeranno la muscolatura ovviamente delle nostre gambe, delle nostre braccia. Ecco, ricominceremo a lavorare un pochino di più sulla resistenza cardiovascolare perché insomma le temperature piano piano si stanno abbassando. Allora, vediamo se c'è qualcun altro. Intanto cominciate a disporvi nella vostra sala fitness, cominciamo questo anno sportivo cercando il benessere psico-fisico sempre, ok? Mente e corpo sono sempre collegati, quindi cerchiamo adesso di soprattutto di smaltire tutti i grassi accumulati durante le vacanze. Parlo prima di me stessa e poi insomma, se c'è qualcuno che ha mangiato tanto quest'estate approfitterà di queste lezioni per poter smaltire un po'. Ok, ci siamo. Adesso io lascio la musica un po' più alta per il riscaldamento e poi abbasserò, eh? Quindi tappetino, pesetti e bottiglietta d'acqua. Andiamo ad impostare il nostro cronometro che avevo già impostato ma non so perché non l'ho più trovato, ok? Allora, ci siamo, 50 minuti di lavoro da adesso, buon allenamento a tutti, via! Cominciamo con la nostra marcia. Vai, cominciate a sollevare un po' i piedi da terra, mi raccomando la postura, schiena dritta, guardo avanti e la respirazione sempre attiva. Basta, gli ultimi 7 tempi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apro destra e sinistra, vai con le braccia su. Cominciamo a far capire al corpo che andiamo verso la fase centrale, quindi la fase di allenamento. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tocca la caviglia, vai, porta la gamba avanti. Cominciamo a riscaldare anche ovviamente le gambe, vai, vai, ancora 8 tempi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, braccio avanti, vai, destro, sinistro, distendi. Ancora 4 tempi, 3, 2, 1, tutte e due le braccia avanti, vai, su e giù, vai, vai, ancora 4, 3, 2, 1, vai con le braccia, su. Respira. 4, 3, 2,
1, cambio verso, destra, sinistra, avanti. Vai con energia, 4, 3, 2, 1, tutte e due le braccia, avanti, vai, 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 vai. Ancora 4, tempo, 4, 3, 2, 1, passiamo le gambe, dietro, porta il tallone verso il gluteo, piega bene la gamba, 4, 3, 2, e adesso solo la gamba destra, vai, su e giù, piega un pochino la gamba in appoggio, la schiena è sempre dritta, dritta, estesa.4, 3, 2, 1.
siamo pronti per cominciare, andiamo ad abbassare un pochino la musica e apriamo ovviamente le finestre o i balconi. Allora, andiamo a prendere i nostri pezzetti e cominciamo con il primo circuito, 20 secondi, 50 secondi di lavoro, 20 secondi di recupero, mi raccomando. Prendiamo i pezzetti da 1 o da 2 kg per cominciare. Andiamo. Primo esercizio squat, quindi piedi leggermente divaricati, leggermente all'esterno, pesetti qui lungo i fianchi. Andremo a fare uno squat portando i pesetti verso le caviglie e ritorneremo su. Spalle aperte, attivo l'addome e i glutei. Via! 50 secondi, cerchiamo di fare più ripetizioni possibili. Ok, con un carico ovviamente abbastanza leggero. Attenzione a spingere tutto il carico sui talloni. I talloni spingono contro il pavimento e cerchiamo di mantenere le spalle sempre frontali, non le portiamo verso il basso. Vai. Cominciamo ad attivare bene le nostre gambe. Ricominciamo a muoverle. Ok, se è un mese che non vi allenate o di più, è sicuramente un pochino complicato di prendere il primo giorno, poi con una questione fondamentale. Forza, 15 secondi e recupero, qua porto talloni verso il gluteo. Continuate a fare questo esercizio, vi faccio vedere il secondo. Pesetti sulle spalle. Andiamo in affondo laterale, quindi spingiamo il bacino indietro, tra 4, 3, 2, 1, via. Ok, cerchiamo anche questo di farlo abbastanza velocemente, portiamo il carico da una gamba all'altra. Le spalle sono sempre frontali, non vanno verso il basso, ma questa volta il busto si stende leggermente in avanti per consentire al bacino di spingere indietro. Ok, i piedi, attenzione, sono paralleli e sono rivolti in avanti. Spingiamo tutto il carico anche questa volta sui talloni. Vai, vai. Senti la muscolatura che si riattiva dopo un lungo ritardo. 4, 3, 2, 1. Da qui vai a recuperare attraverso questo movimento. Talloni al gluteo, continua. E andremo a ripetere il nostro squat per la seconda volta. 9 secondi ancora. Vai, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posizione, squat, via. Vai, più veloce di prima, cerca di fare più movimenti, più ripetizioni in questi 50 secondi e cercate di associare sempre la respirazione, ok, agli esercizi. Non rimanete mai con la bocca in chiusura, mandatela fuori, fatela uscire. Vai. Forza, ancora 20 secondi, ognuno ha la propria velocità ovviamente, se non ce la fate a mantenere il ritmo della musica, scegliete un ritmo più leggero, non vi affaticate troppo, 4, 3, 2, 1, e vai di nuovo, talloni al gluteo, recupera, preparati per gli affondi laterali. Ok, andiamo a fare di nuovo 50 secondi di affondi laterali, continua e poi portati in posizione piedi con la punta rivolta in avanti, pesetti sulle spalle, via, vai, spingi dietro, qua devi sentire il lavoro del gluteo e dei muscoli femorali, quindi cerca di divaricare bene le gambe. Respira, spingi il bacino indietro, spingi i talloni verso il pavimento e resisti ancora per 20 secondi, niente di più, piedi che guardano in avanti, vai, solo 35 secondi ci
sentiamo, vai, forza, poi poggiamo i nostri pesetti, 3, 2, 1, ok, andiamo a poggiare i nostri pesetti e velocemente andremo a fare il jumping, scusate, un altro esercizio, mani dietro la nuca, un esercizio un po' più sul cardiovascolare, mani dietro la nuca, andiamo a toccare con il gomito il ginocchio opposto per 50 secondi, dato il massimo, via, vai, ok, cerchiamo di andare alla nostra massima velocità, quindi ognuno sa quello che può fare. Possiamo seguire il ritmo della musica o andare più lentamente, non ci sono problemi. L'importante è chiudere bene il gomito e il ginocchio, quindi fate salire la gamba. Vai. 15 secondi, ci siamo. Non mollarmi. Solo 10 secondi. Vai, vai. Forza con la ripresa. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, andiamo a riprendere i nostri pesetti e andiamo a lavorare con le braccia. Partiamo dai bicipiti, di piedi sotto le anche e da qui andiamo con il curl. Curl semplice, cerchiamo di fare più ripetizioni, 50 secondi. Via. Ok, mentre facciamo l'esercizio, cerco di spiegarvi un po' la posizione del corpo, che ormai ovviamente conoscete benissimo, ma lo rivediamo. Quindi piedi sotto le anche, ginocchia rimangono sempre morbide, l'addome e i glutei sono attivi, le spalle sono in apertura. Movimento delle braccia, porto i pesetti in direzione delle spalle e poi distendo completamente le braccia. Vedete che i gomiti sono separati dal busto, non si poggiano mai. Mentre faccio questo movimento devo cercare di mantenere la schiena ferma. Vai, 6 secondi, forza, 3, 2, 1, stop, ok, andiamo a recuperare attivamente, quindi portiamo di nuovo i talloni verso i glutei e andiamo, mentre voi fate questo esercizio, io vi faccio vedere il secondo per le braccia alzate laterali. Da qui ruotiamo i polsi e preparatevi, via. Andiamo su con le braccia e anche qua cerchiamo di mantenere la schiena ferma. Ok, grazie all'attivazione dell'addome e dei glutei. E pieghiamo leggermente i gomiti e ruotiamo i polsi in avanti, guardate. Guardate la posizione iniziale e quella finale che praticamente arriva all'altezza delle spalle, non più su. Vai, 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 solo 15 secondi, cerchiamo di forzare un po' di più in velocità oggi, diamo questi stimoli al nostro corpo che è rimasto fermo probabilmente per un po' di tempo. Ok, stop, da qui andiamo di nuovo a recuperare portando il tallone al gluteo e passato il recupero andremo di nuovo a lavorare con i nostri bicipiti, ok? Vai, 4, 3, 2, 1, via! Adesso cerchiamo di fare più ripetizioni di prima rispetto alla quello che abbiamo fatto prima, piedi sempre sotto le anche, ginocchia morbide, attiva bene l'addome e non muove la schiena, solo le braccia devono lavorare. Vai, vai, vai. Ok, cercate di lavorare con 1-2 kg massimo perché il lavoro un po' più sulla velocità. Poi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, quando ve la sentirete, prenderete un carico maggiore. Vai, 10 secondi, vai, 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 respira, 3, 2, 1, recupero, vai, vai con le gambe, continua ad attivare sempre le gambe,
manteniamo le ferme per troppo tempo. Adesso andiamo con le alzate laterali, fra 6 secondi prepariamoci, vai di nuovo alzate laterali, via, 50 secondi, anche qui cerchiamo di raggiungere il massimo numero di ripetizioni che il nostro corpo ci permette di fare. Forza, sai che ci siamo, cerca però di non attivare la schiena, se non ce la fai ad andare troppo veloce rallenta, ma non utilizzare altri muscoli. Ok, concentrati sulle braccia e sulle spalle, in particolar modo deltoide. Vai, gli ultimi 6 secondi e poi andiamo a appoggiare un attimo i pesetti e ci dedichiamo, ok, ci dedichiamo al nostro jumping jack, due modalità per chi non vuole saltellare, braccia su, gamba destra, sinistra in apertura, per chi vuole saltellare apro e chiudo bene le gambe di varco e poi chiudo i piedi, via. Ok, 50 secondi di lavoro, cerchiamo di resistere, cerchiamo di fare il movimento per bene, chiudiamo sempre i piedi, ok, ogni volta, e soprattutto respiriamo, prendiamo aria dal naso e mandiamola fuori facendola uscire dalla bocca, non tappiamo la bocca, vai. Solo pochi secondi mancano. Se non ce la facciamo a resistere fino alla fine con il jumping, facciamo la modalità numero 1, ma non ci fermiamo mai. 3, 2, 1, stop! Ottimo lavoro! Wow! Ok, abbiamo cominciato. Andiamo a bere 30 secondi di recupero e ci ritroviamo qui per il secondo circuito. Ok, io sono pronta, vi aspetto qualche secondo e poi ricominciamo dalle nostre gambe e prendiamo un unico pesetto da 2 kg, ci mettiamo in posizione e guardiamo il primo esercizio, andiamo con il nostro sumo squat, quindi divarichiamo le gambe, portiamo le punte dei piedi leggermente all'esterno, pesetto in verticale e da qui su e giù cerchiamo di dirigere il pesetto verso terra, via, vai. Ok, anche in questo caso vedete che le spalle rimangono sempre frontali, però possiamo andare a guardare leggermente il pavimento invece di guardare avanti e possiamo flettere anche la schiena un pochino, l'importante come nello squat è portare anche il bacino indietro come se ci fosse sempre una sedia piccolina dietro di noi. Ok, cerchiamo di sentire il lavoro delle nostre gambe, che cominciano a darci dei segnali, spero positivi. 5 secondi e poi recuperiamo. 3, 2, 1, stop, vai, andiamo a portare talloni ai glutei. Intanto voi fate questo esercizio, io vi spiego un secondo. Affondi solo con la gamba destra dietro, pesetto qui in posizione, preparatevi, giù e su,
con il ginocchio, quindi a fondo, vai, vai, vai. Ok, nell'affondo, ripetiamo un po' la tecnica, i piedi sono tutti e due diretti in avanti, vedete che il tallone del piede che si trova posteriormente è sempre sollevato e vedete che il ginocchio non supera, il ginocchio anteriore non supera mai la, diciamo, la linea del piede. Vedete poi che il ginocchio posteriore, una volta è disteso, una volta punta verso il pavimento, le spalle sono in apertura e la schiena dritta. Ok, vai a recuperare e poi preparati di nuovo per il sumo squat tra 10 secondi. Vai, vai, vai. Prepariamoci qui, vedete il verticale e via, su e giù. Ok, adesso puntiamo a fare più ripetizioni rispetto a quelle che abbiamo fatto prima. Vai, spingi, su e giù, cerca stimoli della tua muscolatura che ovviamente non sarà allenata come lo era fino a luglio, quindi ha bisogno un attimo di risvegliarsi, di riossigenarsi ed è normalissimo. Ma recupererete tutto in breve tempo se cominciate ad allenarvi 3-4 volte a settimana. Vai, ultimi secondi, stop. Andiamo a recuperare tallone gluteo. E poi insieme andiamo a fare l'affondo laterale, affondo, scusate, frontale sinistro. Prepariamoci, apriamo bene le spalle, via, su e giù. Cerca di fare prima di tutto l'esercizio a livello tecnico, perfetto. E poi ovviamente consideriamo anche la velocità. Vai, espira, su e giù, una mano sul fianco, l'altra mano vedete che sostiene il pesetto. Ok, spingi, tutto il carico deve andare sul tallone, tallone che si trova del piede ovviamente anteriore, non sulla punta. Ultimi, stop. Ok, andiamo a appoggiare i nostri pesetti, l'esercizio per la resistenza cardiovascolare, mani dietro la nuca per 50 secondi, vado a toccare con la mano il piede opposto, gambe distese, via, vai. Andiamo ad incrociare mano destra con gamba sinistra e ovviamente il contrario. Ritorniamo sempre con le mani dietro la nuca e i gomiti in apertura. Vai, sciogli testa. In questi esercizi cerchiamo di raggiungere la nostra velocità massima senza andare oltre, ok, quello che ci concede adesso il nostro corpo. 5 secondi, 3, 2, 1, recupera. Ok, adesso andiamo di nuovo a prendere i pesetti, andiamo a lavorare con le nostre braccia, bicipiti, inverso, curl inverso, quindi da qui, guardate bene la posizione, porto sempre i pesetti alle spalle. Pronti? Via! Andi qua, cerchiamo di fare molte ripetizioni e facciamo lavorare i nostri bicipiti nella sua posizione brachiale. Ok, piedi sotto le anche, ginocchia morbide, attiviamo bene gli glutei
e l'addome che deve essere sempre stretto per non consentire alla schiena di muoversi. Vai, 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 spalle in apertura, respirazione attiva, forza, fate lavorare bene le vostre braccia, 8 secondi e poi recupero, vado a portare i talloni al gluteo, stop, vai, ok, attenzione, adesso c'è un altro esercizio per le nostre spalle, per il nostro deltoide, voi continuate con questo movimento e da qui andiamo in alzata frontale, pronti, via, vai, prepariamoci, guardiamo bene il movimento, guardate i polsi, partenza e arrivo, giro vuoto, i polsi, quindi porto i piedetti in orizzontale, anche qui cerchiamo di dare il massimo senza muovere la schiena, attenzione che questo esercizio può coinvolgere la schiena rispetto alle alzate laterali, è un po' più pesantino, 15 secondi e poi di nuovo recupero, si suda, 4, 3, 2, 1, recupera, vai, comincia di nuovo a muovere un po' le gambe e vai, preparati fra 12 secondi, preparati per il bicipite, quindi curl inverso, 4, 3, 2, 1, via, ok, cerchiamo di dare di più adesso, più ripetizioni, questo, respira, guardate bene la posizione, attenzione alla schiena, non deve assolutamente muoversi, vai, 19 secondi e ci siamo, solo 15, la fatica ti fa sentire? Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, vai, ancora recupera e poi ultimiamo il lavoro per le nostre braccia con le alzate frontali, fra 10 secondi, intanto continua a muoverti, 4, 3, 2, 1, via, vai su e giù, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieni questo ritmo, 8, 9, 10, e ancora, 1, 2, 3, mantieni stretto l'addome, 5, 6, 7, 8, 9, 20, forza che ci siamo, solo 14, 13 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, togliamo i nostri pesetti, attenzione, sforbiciata, modalità numero 1, una gamba alla volta dietro e le braccia distese avanti, altrimenti con saltello e lo conoscete bene, 3, 2, 1, via. Ok, l'ultimo esercizio nel nostro circuito, quindi andiamo veloci, vai, 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 cerca di allontanare bene i piedi, respira, ancora, un po' di secondi, stiamo raggiungendo la fine del nostro circuito, 20 secondi, e che ci siete, se non ce la fate,
non stoppate nel saltello, ma fate la prima modalità. 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Wow, ce l'abbiamo fatta, vero? Allora, abbiamo 30 secondi di recupero e poi ritorniamo per l'ultimo circuito addome. Quindi andremo ad attivare il nostro addome, che ovviamente si è attivato anche adesso durante tutto il lavoro in piedi, ma focalizzeremo l'attenzione su di esso. 30 secondi. Ok, io sono pronta, vado ad abbassare un altro pochino la musica. Ok, andiamo a prendere ovviamente il tappetino. Ok, e concentriamoci sull'addome adesso. Andremo a fare 5 esercizi, ok, da ripetere per due volte. Partiamo. Andiamo a prendere anche il nostro cronometro. Allora, il primo esercizio, crunch, lo conoscete benissimo, quindi piedi a terra, dritti, mani dietro la nuca, sguardo in alto, porto le spalle verso il soffitto e chiudo bene l'addome e ritorno giù. E più ricordate il tempo che rimaniamo in contrazione rispetto a quello del recupero. Via, 50 secondi. 1, 2, pensiamo alla qualità adesso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, spingi verso l'alto, 10, 11, forza, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e l'ultimo 18, perfetto. Andiamo adesso con le flessioni laterali del busto, quindi portiamoci su con le spalle, attiviamo bene l'addome e andiamo a toccare una caviglia alla volta, caviglia destra, caviglia sinistra, facendo questo movimento di flessione laterale. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guarda in alto, 8, 9, 10, mantieni, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, forza, 19, 20, ultimi 3 secondi, 2, 1, stop, recupera. Oh, adesso vai con le gambe a 90 gradi, porta le mani dietro la nuca e da qui sali, incrocia le dita per bene e poi ritorna in basso. Piano piano, non andiamo veloci. Via, 1, incrocio e ritorno giù con la testa, 2, quando salgo ovviamente il mento va in chiusura, 3, 4, stringi bene l'addome, poi scendi, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14. Stop, perfetto. Adesso andiamo in rotazione, quindi mani dietro la nuca, portiamo la spalla sinistra in direzione del ginocchio destro e poi la spalla destra in direzione del ginocchio sinistro. Via. 1. Cerchiamo di non portare il gomito in chiusura, ma portiamo la spalla in direzione del ginocchio, che è ben diverso, e alterno ovviamente destra, sinistra. Cerco di mantenere la contrazione sempre per un secondo e poi scendo, ma risalgo subito. Vai. Forza. Come va lì? Ci siete ancora? Poi mi direte com'è andata la prima lezione. 4 secondi, 3, 2, 1, stop. E adesso andiamo a distendere le gambe in alto. Stiamo ripetendo una serie di esercizi che conoscete già. Da qui braccia dietro o mani dietro la nuca. Andiamo a toccare le punte e ritorniamo a terra. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chiudi il mento se non hai le mani dietro la nuca e respira. Prendi aria quando scendi, mandala fuori quando sali. Forza. 15 secondi, ci siamo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, perfetto. Andiamo a ripetere subito i nostri esercizi, quindi mani dietro la nuca, partiamo subito con il gancio, secondo giro, pronti, pochi secondi ancora, 5, 4, 3, 2, 1, facciamoli meglio, vai, su e giù, cerca di spingere le spalle verso l'alto e senti il tuo addome che si contrae abbastanza, da farti sentire quel piccolo dolorino muscolare, ok, verso la fine dei 50 secondi dobbiamo sentire un po' di fatica, quindi vai, spingi in alto, ancora 20 secondi, le mani poggiano sulla nuca, ma non sostengono realmente la testa, ricordate che a sostenere il movimento è l'addome. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, recupera. E adesso secondo esercizio, flessioni laterali, le facciamo un pochino più veloci, ma sempre controllando il nostro movimento. 9 secondi di recupero, mani dietro la nuca, andiamo su con le nostre spalle e via. Tocco destra, sinistra. E respiro, vai, vai, 40 secondi di lavoro, da che ci siamo, stiamo per finire, come vanno gli addominali, vai, 20 secondi ancora, ci mancano 3 esercizi, forza, 15 secondi, respira, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera e adesso vai a portare le gambe a 90 gradi,
mani dietro la nuca, andremo ad incrociare le nostre dita, a mantenere per un attimo la contrazione e poi scendiamo nuovamente a terra. 4, 3, 2, 1, via. Vai su e scendi piano. Ovviamente cerca di controllare anche il movimento verso il basso. Il movimento verso l'alto è più esplosivo, il movimento verso il basso è più controllato. Importante che la muscolatura non abbia troppo recupero, ma che lavori per circa 3 secondi ogni volta. 15 secondi ancora. Vai, mancano solo 2 esercizi. Vai, respira e non mollarmi. 3, 2, 1, stop, recupera e adesso vai in torsione, quindi mani dietro la nuca, portiamo la spalla destra verso il ginocchio sinistro e poi ovviamente il contrario. 3, 2, 1, via. Vai, spingi bene con la spalla verso il ginocchio, non con il gomito contro il ginocchio, attenzione, sono due esercizi diversi. Ogni volta scendi giù e poggia le braccia a terra. Vedete che un gomito è un'apertura e l'altro punta verso l'alto, verso il soffitto. 15 secondi, alterna destra-sinistra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera e adesso vai a fare l'ultimo esercizio, gambe in alto, mani o dietro la nuca oppure indietro, con le braccia distese andiamo a toccare le punte dei piedi e poi ritorniamo di nuovo giù. Pronti? 3, 2, 1, ultimi 50 secondi di sofferenza. Andiamo a chiudere bene il mento quando saliamo e guardiamo le ginocchia. Vai, 30 secondi ancora, spingi in alto, non appesantire il collo, ma cerca di andare su con la forza del tuo addome. Vai, vai, 15 secondi, ci siamo, Sono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, perfetto, andiamo ad allungarci, giusto 2 minuti, allunghiamo bene le braccia e gambe, distese a terra e respiriamo in maniera profonda. Come sapete abbiamo, diciamo, l'allenamento è suddiviso in 3 tempi. Prima fase, di 3 fasi, la prima fase è quella del riscaldamento, la seconda fase è quindi dell'attivazione, la seconda fase è la fase centrale, quindi dove c'è maggiore diciamo, impegno muscolare, poi vi è la fase del defaticamento o dello stretching che serve per riportare il nostro organo, diciamo, il nostro organismo allo stato di riposo, quindi cerchiamo di fare tutti e 3, di eseguire tutti e 3 i momenti. Da qui portiamo una gamba al petto e allunghiamo l'anca. E cerchiamo anche di tirare leggermente la gamba verso
verso di noi senza farci del male. Respiriamo. Andiamo a portare tutte e due le gambe al petto e cambiamo. Sinistra al petto, destra distesa. A terra. E da qui distendiamo la gamba in alto e allunghiamo un pochino i muscoli dietro la nostra coscia, quindi muscoli femorali e muscoli della gamba, del polpaccio. Andiamo a portare le gambe al petto, tutte e due, e da qui ci portiamo in posizione seduta. Distendiamo le gambe, piano piano scendiamo giù e rilassiamo la cervicale. Ok, ritorniamo. Andiamo con le ginocchia a terra. E poi piano piano ci solleviamo, quindi passando i piedi, mantenendo le ginocchia piegate, sgrotoliamo la schiena piano piano e torniamo su. E stop! Allora, questa sera, so che si vede leggermente malino perché non ho messo il faro, non pensando che adesso il sole tramonta ovviamente prima, quindi ovviamente dalla prossima volta la luminosità sarà diversa, sarà migliore. Vedo anche Antonio, sono contenta. Allora, noi ci vediamo domani alle ore 8 per il primo appuntamento con Upper Body, quindi lavoriamo sulla parte superiore del nostro corpo, e poi alle ore 9 con Postural Fitness per chi volesse rinforzare i muscoli diciamo che sostengono ovviamente la nostra schiena, la nostra posizione nello spazio. E grazie mille, ovviamente mandate i vostri feedback, fatemi sapere com'è andata. E ecco Ilaria che dice: grazie Franci, che sudata, che bello riprendere tanta fatica, ma poi ci si sente meglio. È vero, verissimo, lo confermo. E Barbara, non l'avevo vista, ben trovata, ottima ripartenza, grazie come sempre a voi della partecipazione. E adesso andiamo a fare una bella doccia, a mangiare, e buona serata a tutti, a domani, ciao.